Ciao a tutti, sono Simone, sono istruttore personal trainer presso la palestra My Life a Lorenzana e oggi ho preparato un allenamento per sole donne che prevede un circuito diviso in due parti. La prima parte riguarda la parte superiore del corpo, mentre invece la seconda parte la parte inferiore e le due parti sono intervallate anche da un'attività aerobica. Allora, prima di iniziare il nostro circuito facciamo una fase di riscaldamento e di mobilità, in particolare per le spalle. Allora, il primo esercizio di mobilità è portare le mani all'altezza della testa e questo movimento lo dobbiamo ripetere per circa 10 volte. Importante è rilassare le spalle, quindi mantenerle leggermente abbassate e rilassare anche il collo. Come secondo esercizio, invece, è un movimento posteriore, sempre per le spalle, movimento da ripetere per circa 10 volte. Come esercizio finale per la mobilità, facciamo una circonduzione completa. Sempre spalle rilassate e collo lo stesso. Sempre per 10 volte. Allora, adesso iniziamo con il nostro circuito e andremo ad allenare la parte superiore. Allora, come primo esercizio abbiamo dei piegamenti sulle braccia facilitati. Allora, andiamo all'esercizio, mettiamo le ginocchia a terra. Importante è tenere le mani leggermente più larghe delle spalle e rilassare la parte superiore delle spalle e il collo. Prima di partire, prendiamo bene aria. Scendiamo, butto fuori l'aria e spingo bene con le mani. Questo è da ripetere per 10 volte circa. Spingo e butto fuori l'aria. Poi, come secondo esercizio, facciamo delle alzate posteriori da terra. I muscoli prettamente coinvolti sono il deltoide posteriore e il gran dorsale. Allora, per fare questo esercizio dobbiamo utilizzare un asciugamano posizionato in questo modo per appoggiare la fronte sopra. Mi sdraio giù, appoggio la fronte e metto i palmi rivolti verso terra. In questa posizione qui rilasso bene le spalle. E rilasso il collo e mi concentro ad alzare il palmo delle mani da terra, lentamente su e torno giù, e torno giù. Le ripetizioni saranno dalle 10 alle 15. Ok, adesso passiamo al terzo esercizio e andiamo ad allenare i tricipiti da terra. Allora, il tricipite innanzitutto è questo muscolo qua, e è un muscolo importante soprattutto per le donne dopo una certa età perché è un muscolo che tende a perdere tono muscolare. Allora, adesso io farò questo esercizio con dei manubri, però voi da casa potete utilizzare benissimo delle bottiglie. Allora, mi sdraio a terra, con la pancia rivolta verso il soffitto. Importante è, prima di partire, abbassare bene le spalle e avvicinare le scapole verso il sedere. A questa posizione distendo le braccia, prendo aria prima di scendere, scendo giù e spingo il peso verso il soffitto buttando fuori l'aria. Importante è sempre tenere ben saldo l'addome e schiacciare il lombare a terra. E spingo su. Allora, adesso andiamo a fare il quarto esercizio della nostra prima parte del circuito e andiamo a fare i crunch, che sono un esercizio per tonificare i muscoli addominali. Allora, ci sdraiamo sempre a terra, con la pancia rivolta verso il soffitto. Da questa posizione tengo le mani sulle tempie,
prima di partire prendo aria sempre di pancia, salgo e butto fuori. Importante prendere aria, salgo e butto fuori. Le ripetizioni qui sono a piacere, fin tanto che sentiamo bruciare la zona addominale. Adesso passiamo alla fase centrale del nostro allenamento, che prevede un'attività aerobica. E la modalità di allenamento prevede 30 secondi di attività e 30 secondi di riposo, da tenere per circa 2 minuti. Per i soggetti invece più allenati il minutaggio può essere superiore. L'esercizio da fare sono i jumping jack, che sono dei salti su posto. Adesso passiamo alla nostra seconda parte dell'allenamento, dove andiamo a allenare le gambe, quindi la parte inferiore del nostro corpo. Come primo esercizio facciamo uno squat a corpo libero e teniamo i piedi più larghi delle spalle. Qui fondamentale è tenere le punte verso l'esterno per permettere alle ginocchia di andare verso l'esterno e permettere così l'apertura delle anche. Importante è tenere i piedi ben saldi a terra e poi, prima di scendere, prendere aria, scendo giù, spingo con i piedi il pavimento e butto fuori l'aria. Quindi, aria, pavimento e butto fuori. Le ripetizioni da fare sono dalle 10 alle 20 ripetizioni. Invece, come secondo esercizio per le gambe, facciamo un ponte gamba singola a terra. E i muscoli principalmente coinvolti sono il flessore e principalmente il gluteo. Allora, mi sdraio a terra con la pancia rivolta verso il soffitto. Tiro su una gamba, mentre l'altra gamba rimane a terra. Metto le mani verso il pavimento, rivolte con il panno verso il pavimento. Da questa posizione tengo bene l'addome, schiaccio bene il lombare a terra e con il piede a terra schiaccio il pavimento e butto fuori l'aria mentre salgo. Spingo il pavimento e salgo su. La stessa cosa anche per l'altra gamba, quindi tiro su, spingo e riprendo l'aria. Le ripetizioni da fare sono 10 ripetizioni per ogni gamba. Il terzo esercizio invece sono degli slanci posteriori da terra, quindi con la pancia rivolta verso il pavimento, a gamba singola. Qui il muscolo principalmente coinvolto è il gluteo. Mi sdraio, allungo le braccia e da questa posizione qui vado a schiacciare con l'inguine il pavimento, quindi spingo forte, contraggo il gluteo e lentamente alzo una gamba, molto lentamente. Appoggio, respingo, contraggo il gluteo e alzo la gamba. Stessa cosa con l'altra gamba, spingo, contraggo e alzo. Per le ripetizioni sono dalle 10 alle 15 ripetizioni per ogni gamba. Allora, come quarto ed ultimo esercizio del nostro allenamento, andiamo a fare un plank e andiamo quindi a lavorare l'addome in isometria, ovvero teniamo l'addome fermo in contrazione. Ci posizioniamo con gli avambracci a terra, distendiamo le gambe. Importante qui è abbassare leggermente il sedere e contrarre bene l'addome. Rilasso bene le spalle e respiro, sempre di pancia, è importante. E cerco di rimanere in questa posizione finché riesco, finché sento bruciare la zona addominale. È consigliato
circa dai 20 ai 40 secondi. E rilascio. Vi ringrazio tutti, oggi il nostro allenamento è concluso. Vi aspetto presto sui nostri canali social della Palestra My Life. Grazie a tutti, ciao!